Tra una cosa e un'altra ci sono sfuggiti i giochi del Plus questo mese, grazie a chi l'ha segnalato perché me era completamente sfuggito tra il caldo e le mille cose da fare, ce li siamo un po' persi per strada. Comunque i giochi del Plus che sono disponibili da ieri, l'avrei voluto pubblicare già il giorno in cui effettivamente sono usciti, ma abbiamo avuto una giornata abbastanza pienotta di contenuti, quindi ho preferito posticipare ad oggi. Quindi ieri sono arrivate un sacco di cose nuove, ma prima di iniziare vi segnalo che il 15 agosto usciranno dal PlayStation Plus Yakuza 0, Kiwami 1 e 2, che sono i primi tre di Yakuza. È un dolore per me sapere che Yakuza esce perché tanta gente non potrà più usufruire di questi tre capolavori. Qualora abbiate intenzione di provatevi almeno Yakuza 0 per iniziare a capire se la serie vi piace e poi eventualmente portateveli a casa. Non so se ci sono sconti a riguardo, ma comunque, tornando a noi, allora, un mese del Plus, devo dire, non male. Non male. Oggi ne parliamo. Allora, intanto, ragazzi, It Takes Two, qua poco da dire, un Game of the Year, un gioco che ha saputo davvero portare magia in un genere che è sempre brillato per simpatia, per originalità, quello che volete, però It Takes Two lo ha fatto in maniera veramente unica, creando un'esperienza fortemente cooperativa, come poi tutti i titoli della casa, che però in questo caso ha brillato per davvero un game design di qualità assoluta. È un prodotto che mi ha divertito tantissimo, che ancora ricordo e che offre dei cambi di ritmo continui. Un gioco davvero fresco, originale, divertente, leggero ma profondo al tempo stesso, leggero nelle meccaniche, molto accessibile ma al tempo stesso profondo nei contenuti e nei messaggi che manda. Veramente un Game of the Year all'epoca davvero meritato perché ha portato una ventata di freschezza a un genere e in un periodo in cui ce n'era veramente tanto bisogno. Poi, Sniper Elite 5, allora, se vi piacciono i giochi basati sull'uso del fucile da cecchino, questo gioco vi divertirà un botto. Perché riesce a raccontare, diciamo, la guerra dalla prospettiva di un soldato che però fa con questo fucile da cecchino, mentre ci dipinge con fucile da cecchino. E il modo in cui hanno esaltato i colpi, anche la strategia che c'è dietro al posizionamento, cioè sono riusciti a rendere un ruolo che solitamente in ottica bellica può risultare un po' noioso da fuori, davvero super esaltante, super intenso, super divertente. Tanto ambientazioni molto ampie che permettono approcci differenti a molte situazioni. È un gioco dalla profondità veramente sorprendente e super entusiasmante. Per cui, vabbè, io sono un fan della serie di Sniper Elite, per cui che ve lo dico a fare. Però credo che possa piacere anche a chi magari non li ha mai giocati, giochi così. Poi, SnowRunner. Allora, SnowRunner è un titolo particolare, nel senso che si basa sulla guida di questi mezzi enormi in condizioni avverse, climatiche e non solo. È chiaramente un titolo rivolto agli appassionati di questa nicchia, vogliamo definirla così. Avrete come stimolo veicoli diversi che dovrete guidare in condizioni diverse, per cui vi deve piacere un po' quel tipo di situazione. Però vi devo dire, è una categoria di prodotti, quelli a cui appartiene SnowRunner, che a volte riservano stimoli e soddisfazioni anche a chi non crede di avere il minimo interesse verso quel tipo di produzioni. Provatelo, provatelo. Dici, gli dedico 10 minuti perché Falco me l'ha consigliato. Provatelo, poi mi saprete dire. World War Z. Allora, io devo dire che parto da fan del film. Mi piace tanto, i film con gli zombie mi sono sempre piaciuti, li ho visti tutti, quindi sono naturalmente predisposto verso questo genere. World War Z è un gioco che è riuscito in parte a cogliere l'essenza del film, in parte no, gradevole, gioco divertente, se lo si gioca in compagnia ancora meglio, non è un capolavoro, intendiamoci, ma è quel classico gioco che magari non ti compri, ma che se ti ritrovi in un servizio, se te lo regalano, ti diverte, per cui dategli un'occhiata. Specialmente appunto adesso che fa parte del Plus, perché potrebbe divertirvi. Fermo restando che, ripeto, non è un capolavoro, non vi rapirà, ecco, però per una partita ogni tanto potrebbe funzionare. The Ascent. Allora, The Ascent è un gioco di ruolo in contesto cyberpunk, gioco divertente, con all'epoca ricordo dei problemi di bilanciamento abbastanza evidenti, ma divertente. È un prodotto fortemente adrenalinico, fortemente intenso, con questa componente rollistica che però devo dire funziona piuttosto bene.
E questa ambientazione che è bellissima, cioè l'effettistica, l'atmosfera, è un prodotto che è stato dimenticato molto rapidamente, devo dire, ma che all'epoca ricordo con un certo interesse, non mi ha lasciato tutti questi ricordi, però potrebbe riservare qualche soddisfazione agli amanti delle atmosfere cyberpunk in particolare. La storia non è indimenticabile, però diciamo che è un titolo in cui vi troverete a dire bello ma, bello, però su tutto, bello ma, o non mi piace sta cosa, però questa cosa è bella. Cioè ha un equilibrio un po' così, rivedibile, però è innegabile che ci siano tante cose che funzionano, per cui lo consiglio. Così come consiglio Undertale. Allora, Undertale è un titolo difficilissimo da raccontare. Vi posso dire però che in Undertale nulla è come sembra. È unico, è unico da ogni punto di vista. Starete vedendo le immagini appunto con il trailer che ho usato per raccontarlo, ma è uno di quei giochi che vanno giocati. Cioè non c'è miglior modo di conoscere Undertale e di capire se può fare a caso vostro se non provandolo direttamente. Perché qualsiasi cosa che io potrei dirvi non vi servirebbe. Mettiamola così. Dovete giocarlo. Giocatelo, poi mi saprete dire le vostre impressioni. Ma fatelo. Perché è una di quelle esperienze che vanno provate. Cioè, è uno di quei giochi che appartengono a quella ventata di unicità che a volte avvolge solamente certi prodotti. E Undertale è un perfetto rappresentante. Poi, SpongeBob, stavo dicendo. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom. Allora, è un vecchio cult, vi deve piacere SpongeBob, ragazzi. Cioè, qui, se non vi piace SpongeBob, no, di che stiamo a parlare? Ecco, non mi dilungherei oltre. Diciamo che se vi piace SpongeBob è un gioco divertente. Se non avete mai visto SpongeBob, non coglierete nulla di quello che lo caratterizza, non vi dirà assolutamente niente. E di conseguenza, non. Però, ecco, è una versione rivista ottimizzata di un vecchio classico. Tanto trovate anche video sul canale, se non ricordo male. Poi Melty Blood. Allora, Melty Blood io non l'ho mai giocato, quindi non mi esprimo. So che è un picchiaduro di un certo valore, peraltro, me l'hanno parlato molto bene, ma non l'ho giocato, per cui non vi posso assolutamente dire nulla a riguardo. È un titolo di cui mi hanno parlato sempre bene, lì mi fermo. Così come Dismantle. Allora, Dismantle è un altro gioco che io non ho mai avuto modo di provare, ma è un simulatore di apocalisse isometrico, riporta la descrizione. Qui non so esprimermi perché non l'ho giocato. Diciamo che in questi video io cerco di portare le mie impressioni, le mie sensazioni sui prodotti, belli o brutti che siano. Poi, in questo caso però non saprei cosa consigliarvi. Lo scoprirò insieme a voi. Ecco, se mi dite che è un gioco meritevole, sarà mio piacere andarlo a scoprire. Poi, Circus Electric. Allora, anche qui confesso di non averci mai giocato per quanto sia nella mia wishlist da mesi e finalmente avrò occasione di rimediare. È un gioco di ruolo narrativo basato appunto su un circo in contesto steampunk, per cui ha delle caratteristiche che sulla carta non dovrebbero mai funzionare, ma anche qui me ne hanno parlato molto bene. Quindi sarà mia premura provarlo, tipo in queste ore. Perché mi incuriosisce da un po', proprio a fronte di questo mix di cose che non penseresti mai che potrebbero funzionare, ma a quanto pare funzionano molto bene, per cui ne parleremo eventualmente se vorrete. Poi ragazzi, vabbè, Dynasty Warriors 9, Samurai Warriors 5 sono due titoli che io ho apprezzato tanto, ma io sapete bene che sono un fan dei Musou, per cui vi devono piacere i Musou. Cioè, non è qualcosa che può prescindere. Uno è ambientato in Cina, Dynasty Warriors, l'altro è ambientato in Giappone, chiaramente contesti diversi, ma la stessa anima. Sono titoli che io apprezzo da quando sono stati fondati. Dynasty Warriors io l'ho scoperto all'epoca di PS2 e da allora non li ho mai mollati. Chiaramente è un genere oggi come oggi non così popolare, ma che secondo me può riservare ancora grandi soddisfazioni, perché proprio dà un senso di potenza estrema inserita in contesti bellici ad ampio spazio, no? Però, ripeto, è un genere molto ripetitivo, che per quanto abbia una componente strategica, si basa molto sul schiacciare i tasti e fare bordello. Però, appunto, provateli, perché è un genere che di cui si parla poco ormai, ma che secondo me ha ancora tanto da dire e tanto da dare. My Little Pony, confesso di averlo mai giocato, per cui mi rimetto a chi lo conoscesse. A Maritime Bay Adventure, bene. Fast and Furious Spy Racers, non mi arrendo.
Vostro onore, non ci ho giocato, ragazzi, non ci ho giocato. Io Fast and Furious sono fermo ai film e sono felice di rimanere lì. Monster Jam, Steel Titans, anche, diciamo che sto mese mi hanno colto un po' in fallo perché tanti giochi non l'ho giocati, confesso la mia assoluta ignoranza rispetto anche a Monster Jam, Steel Titans. Diciamo che sono tutti giochi che avrò piacere di provare, perché appunto a me piace provare un po' tutto e vi consiglio di provare un po' tutto, cioè se pagate un abbonamento, come vi dico ogni mese, approfittate di quello che vi danno, se no è inutile pagarlo. Proverò anche My Little Pony, chissà che non scopra un amore viscerale per i piccoli pony. Comunque, passiamo alle cose più interessanti, ragazzi. Finalmente si gode un po', perché nei classici arrivano Gravity Crush Portable, che vabbè, questo è un vecchio classico che si ricorderanno, credo, in due, forse in due, e va bene, ma il fulcro è Twisted Metal 1 e 2. Allora, sono le versioni PS1, riviste, potenziate tecnicamente, ma appunto nulla di... cioè non sono dei remake, sono le versioni dell'epoca un po' con lifting, ok? Con qualche funzione in più, tipo i salvataggi rapidi, il riavvolgimento del tempo. È chiaramente una mossa volta a prepararci in vista di quello che poi sarà l'opera in live action, ecco, definiamola così. Però ecco, Twisted Metal sono due classici che speravo di vedere, finalmente ci sono, per cui per una volta mi dico contento anche del premium perché ci voleva qualcosa che potesse riconnetterci col grande e meraviglioso passato del marchio PlayStation. Per cui, ragazzi, io per adesso mi fermo. Fatemi sapere cosa ne pensate, cosa consigliate, cosa sconsigliate del catalogo, per quanto, ripeto, poi secondo me vada provato tutto al di là dei consigli o dei non consigli. E mi raccomando, Yakuza. Mi raccomando. Che poi, regà, tanti dicono, io non ho sponsor con videoludiche, men che meno con quelli di Yakuza, con cui non ho mai neanche avuto un rapporto, per cui non ho legami. È una cosa che faccio veramente per voi, perché e per il bene del brand, per il bene di quelle produzioni, perché credo che Yakuza sia un'importante eredità che va conservata a livello videoludico, però appunto è una cosa che faccio di mia sponte, non c'è assolutamente niente dietro. Ragazzi, fatemi sapere e noi ci vediamo il mese prossimo per le prossime uscite, che questa volta cercherò di non farmi sfuggire.